Benvenuti, siamo con il dottor Giuliano Di Nicola, candidato al Consiglio Comunale nella lista dell'Italia dei Valori che sostiene il candidato sindaco Angelo Mancini. Di Nicola, lei 30 anni fa ebbe un'esperienza come candidato primo dei non eletti per la Camera dei Deputati nella lista del Partito Socialista, poi 30 anni dedicati solo al lavoro. E adesso il ritorno in campo, come mai questo ritorno di fiamma? Questa scelta, perché la politica quando la si vive o la si sente come nel significato originario, come servizio, come comunità, come qualcosa da dare ai cittadini, non qualcosa da prendere, rimane nel sangue. Ho detto che può essere come una sorta di droga, è difficile disintossicarsi dalla politica quando uno ce l'ha nel sangue. Io da giovane ho militato e sono fiero di questo nel Partito Socialista Italiano, fui il primo dei non eletti e adesso che ho smesso di lavorare ho pensato, se i cittadini dell'Aquila lo vorranno, che potrei dedicare il mio tempo per questa città che ha bisogno tanto di energie nuove, di facce nuove, di entusiasmo. Ed è quello che mi ha fatto scegliere l'Italia dei Valori, perché la figura di Angelo Mancini, candidato sindaco, sintetizza tutte queste necessità che l'Aquila ha. Angelo Mancini è un candidato sindaco sobrio, concreto, fortemente ancorato alla realtà, che ha un disegno politico ben preciso, un disegno di un progetto per questa città, ma lo fa in maniera pacata, non roboante, non gridata. E credo che questo messaggio stia passando attraverso, stia raggiungendo i cittadini che mostrano grande gradimento nei confronti di questo candidato sindaco. Come si immagina il Consiglio Comunale l'8 maggio, all'indomani del voto, o se dovesse esserci il ballottaggio, 2 settimane dopo, al di là di chi dovesse vincere le elezioni? Innanzitutto mi farebbe piacere che ci fossero tante facce nuove e soprattutto giovani, perché in tutte le liste ho visto c'è una bella presenza di giovani che rappresentano davvero il futuro di questa città. Sarebbe un bel segno se gli elettori aquilani mandassero nel futuro Consiglio Comunale una bella squadra di giovani. Poi mi immagino un Consiglio Comunale in cui, nella chiarezza dei ruoli, maggioranza ed opposizione possano avere un solo unico obiettivo che è a cuore di tutti gli aquilani. Non c'è bisogno di proclami, non c'è bisogno di programmi, l'Aquila deve essere ricostruita in tutte le sue sfaccettature, quindi ricostruzione e rinnovamento debbono andare di pari passo. E lei ha passato una vita dentro l'ospedale, prima all'Aquila, poi ad Avezzano, è andato in pensione da primario del reparto di urologia. L'ospedale dell'Aquila ha vissuto tanti problemi, sta cercando faticosamente di rimettersi in carreggiata e adesso si legano anche un po' le sorti dell'università. L'ospedale dell'Aquila è sempre stato un ospedale di eccellenza in Abruzzo. Io lo ricordo con molto affetto quando ci ho lavorato fino al 1990. È un ospedale che è progredito, in cui la componente ospedaliera e universitaria hanno saputo lavorare sinergicamente ed è un ospedale pieno di eccellenze. Ovviamente il rallentamento o il tentativo di depauperazione che ha subito con il terremoto fanno sì che oggi l'ospedale necessiti di essere adeguato e che gli venga riconosciuto quel ruolo di ospedale del capoluogo di regione. L'università necessita immediatamente di una nuova convenzione regione-università. È necessario evitare anche qui il depauperamento, troppe scuole di specializzazione stanno fuggendo dall'Aquila, per cui è necessario ritrovare una rinnovata sinergia tra ospedale e università per far sì che l'Aquila abbia quella sanità di eccellenza che merita. Grazie.